ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi rivivamo attraverso il colpo storico le vicende che vive la nostra città partecipe di una battaglia attiva e difesa dalla propria civiltà e dalla propria fede. Il Palio, con la competizione dei servitori, rivisitando quegli eventi, diventa occasione cittadina per rivedere quei valori per cui si combatte. Oggi il Signore ci dà delle energie, perché lo seguiamo con gioia. Aiutiamo i nostri fratelli e ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Il Palio dei Minori della nostra città dovrebbe inoltre offrire una pausa di distensione allo spirito e dare l'opportunità a tanti giovani ragazzi e ragazze di competere in maniera serena e leale. Questo è cosa gradita a Dio, ma alcune volte si pretende l'orientamento e si affievolisce lo spirito di Dio. È il rigore che tiene in piedi il Padre. Affidiamo alla Vergine Immacolata, Madre di Gesù e Madre nostra, la preghiera e l'augurio che i giovani atleti impegnati questa sera recuperino una maggiore armonia sia tra di loro che con il proprio rigore, con la città, con il creato e il creatore, e si rendano più disponibili all'incontro e alla crescita civile e cristiana di tutti, ponendo il loro impegno nel solco tracciato da San Michele Arcangelo, colui che combatté per difendere la santità di Dio. Diciamo insieme: Padre nostro, che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma non ci lasciare mai. Santa te la nostra lode, Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Ascolta, Signore, la nostra religiosa preghiera e fondi la tua benedizione su quanti sono impegnati in questa gioiosa manifestazione. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiuta i giovani atleti, le pari e le migliori, a disporre con saggezza e realtà delle loro energie mentre competono. Fa che tutti sedimentino nella realtà il valore dell'amicizia e promuovano la civiltà dell'amore. Chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo tuo Figlio e per l'intercessione della celeste protezione dell'Immacolata Maria, del tuo Figlio e di San Michele Arcangelo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bravità, il mio Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, e la nostra adesione a Cristo Signore, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
spirito bellissimo e potentissimo, glorioso Arcangelo San Michele, nostro patrono. Sii luce ai nostri passi, fortezza nello sconforto, vittoria nel tumulto delle passioni, conforto nei travagli della vita, rifugio nella persecuzione, salute nelle infermità, sostegno e difesa contro il demonio che ci tenta e ci divide. Tu che hai sconfitto ogni ribellione a Dio, guida i nostri passi nella lealtà. In questo giorno in cui facciamo memoria del sacrificio dei nostri cavalieri feriti nel respingere le minacce di distruzione e morte, noi ti affidiamo le nostre albe e i nostri tramonti, la nostra gioia e il nostro dolore. Accresci l'una e allevia l'altra. Insegnaci a custodire le case e tutti coloro che vi abitano, le strade della terra e del cielo, del male e del virtuale, e tutti coloro che vi si avventureranno, i campi e le officine, le scuole e gli uffici in cui cresce il sapore della fatica e del vero progresso. Ti affidiamo i simboli della nostra storia e dei nostri sogni, in particolare i contenuti delle umane civiltà e della nostra fede cristiana. Tu, che sei custode di Dio in noi e custode di tutti gli uomini presso Dio, infondi in noi sentimenti di tolleranza e di pace, di solidarietà e di amore. Rioni, lo giurate voi? Lo giuro! Autorità, amici del Palio, piazza di Massafra, oggi per la città che mi onoro di guidare da 95 giorni è l'inizio di una stagione nuova fatta di partecipazione, condivisione e di profondo legame alla terra nostra, ai suoi valori e alle sue tradizioni. Dobbiamo tutti insieme riscoprire la volontà di far bene, di impegnarci, di essere uniti dall'amore per Massafra, di sottrarci allo sterile pettegolezzo e di impegnarci nel nobile obiettivo di far crescere la nostra città, rigogliosa e fiorente. Come molti miei coetanei, ho memoria del Palio della Mezzaluna per averne ascoltato le origini nei racconti dei miei genitori e quindi ho apprezzato il notevole impegno profuso dall'associazione Massafra Nostra, che 10 anni fa è stata in grado, anche con il sostegno della civica amministrazione, di far rinascere questa importante tradizione massafrese. In questi anni ho visto come i ragazzi si carichino di tensione ed entusiasmo per conquistare, senza l'aiuto di alcun mezzo materiale o animale, l'ambito palio, ricevendo in premio solo un applauso, un abbraccio di Piazza Garibaldi e la gioia del proprio rione. Ho sempre apprezzato l'impegno profuso dalle parrocchie, avamposti di socializzazione, laboratori di condivisione e sostegno che con molta pazienza organizzano le varie squadre rionali. Un plauso anche ai dirigenti degli istituti scolastici che non fanno mai mancare il loro affetto al Palio della Mezzaluna. A tal proposito ringrazio le due dirigenti che solo pochi giorni fa hanno lasciato il servizio attivo nelle loro scuole, le professoresse Marcella Battafarano e Grazia Castelli. A loro va il nostro grazie per quanto offerto a Massafra e alle sue generazioni. Ai nuovi dirigenti reggenti, professori La Torrata e Milda, auguro un proficuo lavoro, sempre nell'interesse dei discenti di Massafra. Negli anni scorsi, stando al di là del percorso transennato, notavo come si scende in piazza per l'attaccamento al rione, pronti a gridare che Massafra è e deve essere nostra. Ora, da questo palco, rivolgermi a tutti voi nelle vesti di primo cittadino è motivo di orgoglio e di onore, ma al contempo rappresenta un forte impegno di lealtà e di fedeltà.
Questi due valori, in un periodo in cui si ritorna a costruire muri ideologici, culturali e perfino fisici che separano i popoli, devono invece diventare chiavi di volta di ponti che uniscano la ricchezza degli insegnamenti del passato al desiderio di tendere al miglior futuro possibile per noi e per i nostri figli. Si è detto più volte: chi non ha passato non ha futuro. E quindi ben venga la forza travolgente della modernità, che alle volte ci lega troppo ad un mi piace cliccato sui social, ma in quella modernità dobbiamo innestare la nostra storia e la nostra tradizione, le quali devono rappresentare il faro che illumina il cammino del nostro agire quotidiano. Saluto gli autorevoli rappresentanti della rete Città del Palio, con i quali condividiamo simili interessi e finalità. Un sentito ringraziamento infine rivolgo all'Associazione Massafra Nostra e a tutti i suoi membri, ai figuranti del corteo storico, agli emozionati atleti, a tutti voi che assiepate questa gloriosa piazza Garibaldi, luogo in cui sono state scritte e solcate le vicende più significative della nostra città. Un antico proverbio recita: l'unità di un popolo trasforma l'argilla in oro. Buon Palio a tutti. Signori, siamo pronti. È l'edizione 2016, 10 anni di Palio continuato. Siamo pronti, attenzione, via! E partono. E fanno questa partenza quasi in maniera univoca. Vedo una giubba gialla in vantaggio, sul ponte un tifo straordinario da stadio, tantissima gente su Corso Italia. E il pantalone rosso corrisponde ad Unione, sono velocissimi, velocissime. Ecco questa fiaccola con un vantaggio davvero straordinario. Giubba gialla, ragazzi! Ci siamo, giubba gialla con pantalone rosso ed il Rione San Marco che sta per arrivare. Che enorme, già c'è. L'ultima chi è? L'ultima chi è? Sempre te tu, prima con la tua parte. Fa qualcuno che sta appunto per girare e tornare indietro e l'ha fatto in questo momento, ragazzi.
Vincenzi. Un vantaggio abbastanza notevole nei confronti di tutti gli altri, quindi per ora in vantaggio è il Rione Pappacoda. Ecco gli altri che continuano ancora ad andare nella corsia di andata in corso Italia e soltanto adesso riescono a girare la corsa. Signore sta tornando un attimo nei confronti degli altri. Ecco che arriva accompagnato dall'euforia e dall'entusiasmo di coloro i quali sono sul ponte a tifare per il giallo e il nero. Arriva il Rione Pappacoda, cambio per il Rione Pappacoda, si accende la fiaccola anche per il quarto concorrente che parte mentre non sono ancora arrivati in piazza gli altri concorrenti, quasi un testa a testa e pochi secondi sono. Imperiali e Santi Medici, e mentre questi amici arrivano qui in piazza, Pappacoda vola per l'ultimo, l'ultimo è questo, l'ultimo ulteriore, attenzione Leo, attenzione. Che è l'ultimo, questo è l'ultimo, è l'ultimo. Pappacoda arriva da solo lasciando un distacco notevolissimo nei confronti degli altri concorrenti. Attenzione, finiamo la gara così come è corretto, vince il Palio 2016 il Rione Pappacoda. Fiaccola in alto e per l'oro. Attenzione, non fate invasione, dobbiamo go.